Buongiorno, allora cominciamo questa sessione, il cui titolo come sapete è I mutamenti e le metamorfosi della società e del vivere quotidiano. Io ringrazio comunque l'Istat per avermi dato questa opportunità di essere qui oggi e di, sono sicura che ascolterò delle cose molto interessanti. Mi limito a dire poche battute eh, per quello che riguarda diciamo un po' questa sessione così come io l'ho... Eh, capita, l'ho vista dalle, dai titoli delle relazioni che, mi, che ho avuto. Eh, il tema del mutamento sociale diciamo, è un tema che caratterizza tutte le società e ne definisce stili di vita, significati, rappresentazioni, ma ne definisce anche nuovi equilibri, introduce nuovi soggetti sociali, nuovi diritti, nuovi doveri, nuove forme di governance e di potere. Sicuramente negli ultimi decenni nel nostro paese i mutamenti sono stati particolarmente significativi e un aspetto in particolare che è proprio quello che diciamo, è un po' il fuoco della di questa sessione è il tema delle relazioni sociali per, secondo me, la presenza di due aspetti contrastanti che da una parte sono un, es un esasperato individualismo ed egocentrismo e dall'altra parte una ricerca di valorizzazione delle reti sociali e di costruzione di forme di capitale sociale, quindi individualismo che si caratterizza sempre di più anche come rifiuto dell'altro da una parte ed è all'opposto costruzione contestualmente costruzione di reti di relazione e di forme di solidarietà e di, quindi di processi inclusivi dall'altra. I fattori che determinano questa situazione sono sicuramente molti. Uno di quelli che ha avuto un ruolo significativo è la percezione, secondo me, è la percezione e la rappresentazione della politica nell'accezione più negativa, come corruzione, come scambio di voti, e quindi conseguentemente la ricerca di forme di populismo come possibilità di contare e di avere voce. Tuttavia, il rifiuto della politica porta anche alla ricerca di forme di espressione della politica che si caratterizzano come impegno civico e ricerca di nuove forme di partecipazione e di espressione della cittadinanza e della democrazia attraverso la condivisione di pratiche intorno al tema della tutela e della valorizzazione dei beni comuni. Un altro fattore che, a mio avviso, è rilevante in questo processo è sicuramente la diffusione del digitale, con le sue con infinite potenzialità di entrare in contatto con il mondo e di costruire relazioni senza confini. Nell'ultimo rapporto annuale dell'Istat si legge: internet e tecnologie digitali hanno trasformato i diversi ambiti della vita quotidiana, creando nuovi modi di comunicare, relazionarsi e ragionare e rendendo meno necessaria la compresenza e la prossimità fisica tra le persone. I confini delle relazioni sociali sono sempre più permeabili relazioni d'amicizia e gli stessi legami con i familiari sono inseriti sempre più spesso in un sistema virtualizzato di relazioni e quindi ehm, su questo noi sappiamo che ci sono diverse letture sui significati dell'essere connessi, se ne parlerà anche all'interno di questa sessione. Si passa da posizioni molto estreme, soprattutto nella letteratura anglosassone, se chi parla di private sphere vedendo la connessione come un'esaltazione del privato, del, del, dell'isolamento, dell'individualismo, dell chi invece all'opposto vede diciamo, nella connessione una sorta di rivoluzione e di apertura a nuove forme di spazi di democrazia, come sempre ci sono diciamo, posizioni poi intermedie molto più costruttive e interessanti. Sono comunque cambiamenti sociali significativi che comportano processi di mutamento di identità, di percezione di sé e degli altri, del senso di appartenenza, della consapevolezza della propria responsabilità nel vivere questi processi. Riprendendo l'analisi di Ulrich Beck, possiamo dire che più che di mutamenti dovremmo parlare di metamorfosi del mondo, in quanto sono cambiati i presupposti e le certezze, dice Beck, che fondano il nostro mondo. La caduta delle certezze aumenta la dimensione del rischio, ma secondo Beck amplia anche la consapevolezza e gli spazi per nuove forme di solidarietà. Possiamo parlare realmente di un cambio di paradigma nei riferimenti della nostra concezione del vivere? Ecco, io con questa domanda aprirei la, eh, la nostra discussione, in quanto è proprio su alcuni di questi temi e sugli interrogativi che pongono che si incentrano le relazioni presentate in questa sessione. La lente attraverso la quale vengono affrontate le tematiche considerate è quella del ruolo e delle caratteristiche delle relazioni sociali e delle reti. Cominciamo con la relazione Reti e Relazioni nell'Italia di oggi, presentata da Giovanni Barbieri, direttore centrale per lo sviluppo dell'informazione e della cultura statistica dell'Istat. Prego. Grazie. La frase è per lei, come dopo, insomma. Grazie. Allora, ehm, comincio con un disclaimer. Eh, purtroppo, grazie alla meravigliosa organizzazione, io ho in simultanea un altro intervento, per fortuna giusto di fronte, quindi non riuscirò a fermarmi con voi, soprattutto con gli amici che hanno lavorato nel rapporto annuale di quest'anno e degli anni precedenti per eh, il famoso backstage. Eh, io parto per l'appunto dal rapporto annuale, ma mi. Tolgo lo, lo sfizio di dire qui alcune cose che non sono riuscito a mettere nella sintesi per tutta una serie di motivi. E la prima è il, il eh, non ce l'avamo preparati prima, ma è un collegamento a, questo, a quello che ha appena finito di dire la professoressa Faccioli: cioè eh, noi siamo un po' abbagliati dal fatto che negli ultimi 15 anni. La rete telematica è diventata così pervasiva da far passare in secondo piano tutte le altre forme di rete e relazioni, no? quasi per antonomasia quando parliamo di reti pensiamo alla rete con la R maiuscola. Ehm, in realtà eh, siamo animali sociali, eh, Donna, il poeta inglese, scriveva nel 1624 Nessun uomo è un'isola completo in se stesso. E... Considerato semplicemente da soli non sopravviviamo e invece eh, la, la storia, la preistoria e la storia dell'umanità insegnano che eh, in quanto gruppo abbiamo un enorme successo. Ehm, sulla base di, un, uh, di uno studio inglese pubblicato nel 1992, un uh, antropologo. Eh, se ne uscì fuori con un numero, 150, che divenne universalmente noto anche nella cultura popolare come il numero di Dunbar. Che cos'è questo numero di Dunbar? È il numero di eh, un gruppo, è la dimensione di un gruppo di esseri umani in cui ogni membro conosce ed è legato alla relazione con gli altri membri. La nostra definizione di rete è un po' più restrittiva, però al di là della dimensione esatta di questi 150, questo è un numero effettivamente ricorrente in molte eh, società, eh, le bande del paleolitico, l'organizzazione dei vill villaggi dopo la scoperta dell'agricoltura e dell'allevamento, eh, l'unità di base nella struttura dell'esercito romano, le comunità eh, accademiche nell'ambito di una singola disciplina specialistica. Ehm, tra l'altro eh, il terreno unificante che abbiamo trovato è anche quello che ehm, L'organizzazione dei reti è anche alla base della specializzazione della divisione del lavoro, degli scambi e in ultima istanza del progresso economico. Il padre dell'economia politica, Adam Smith, individua nei vantaggi win-win, diciamo così, che sorgono dagli scambi in cui c'è stata divisione del lavoro la, la, la forma principale del progresso economico e a ben riflettere il PIL amato o vituperato in realtà misura questo la crescita dei eh, vantaggi che si creano in un'economia al procedere degli scambi un'altra considerazione che è stata la base del nostro lavoro è che ehm, la stessa organizzazione dell'impresa prima della manifattura e poi della grande impresa nascono da considerazioni simili, infatti, di nuovo è Adam Smith che ne parla: eh, in cui la divisione del lavoro passa dal terreno degli scambi al terreno della produzione. Oggi siamo di fronte a delle ehm, eh, siamo di fronte a relazioni tra imprese che riproducono a una scala superiore, appunto, forme di eh, competizione, la creazione di catene del valore, eccetera. Quindi eh, il nostro punto di vista nel rapporto annuale di quest'anno non è un punto di vista puramente sociale, anche se gli aspetti sociali prevalgono ed è un punto di vista che prende in considerazione anche gli aspetti economici, ma soprattutto è un punto di vista che cambia prospettiva, cioè che passa dalla considerazione dei soggetti, come facevamo tradizionalmente, i soggetti sociali, i soggetti economici, i soggetti istituzionali, alle relazioni che li legano tra di loro. Questa è la principale novità, secondo me, quantomeno, del rapporto annuale 2018. E a questo punto ehm, noi siamo partiti da una serie di domande a cui siamo riusciti, in parte almeno, a dare delle risposte. Eh, le reti sono un fattore evolutivo, offrono un contributo alla resilienza dei soggetti, e delle forme in cui i soggetti si organizzano, sono soltanto un fattore di protezione o sono anche un, settore, un fattore di rafforzamento e di crescita? La crescita delle reti e della loro densità ha un costo nel senso che inducono ad abbandonare forme organizzative diversi? Le reti di aiuto preservano la famiglia o la superano? I gruppi smantellano l'impresa familiare sul versante economico? E qual è il segno del cambiamento? In che misura dipende dal sistema di valori? Non terrorizzatevi perché non darò risposta a tutte queste domande, vi invito ad andare a, a andare a leggere le risposte sul rapporto annuale, ma nella prima parte del mio intervento volevo dare un'apertura complessiva su questo. Nella seconda parte mi fermerei soltanto... Salto una serie di cose perché cerco di stare più stretto, diciamo così, in modo da lasciare la fine della, della, di questa sessione un po' di spazio anche al tema del backstage. E mi soffermo soltanto su un'altra delle cose che abbiamo fatto, e tra l'altro una cosa che abbiamo fatto eh, per la sintesi del rapporto annuale. Sono un po' imbarazzato perché più di tre quarti delle persone presenti in questa sala hanno lavorato questo rapporto annuale, quindi conoscono quasi a memoria quello che sto. Per dire. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto anche quest'anno un esercizio di classificazione automatica, cioè abbiamo cercato di andare a vedere quali, eh, utilizzando come variabile guida eh, il numero di persone che fanno parte delle, della cerchia delle reti sociali, delle cerchie delle reti sociali, di andare a vedere quali fattori di natura eh, socio-economica influivano sulla maggiore o minore ampiezza di queste reti. Quindi eh, andiamo a misurare la distanza, diciamo così, dall'ampiezza media di queste reti. Devo prima però dire una, una parola su che cosa sono queste reti e perché non è così facile eh, misurarle in termini quantitativi. In realtà ehm, ci sono almeno tre tipi di reti, eh? vanno distinti almeno tre tipi di reti. Eh, le reti familiari in senso stretto, cioè no. le reti dei parenti stretti. Eh, queste mh, le chiamiamo, e credo che sia qualcosa che viene dalla sociologia, le chiamiamo reti ascritte, nel senso che diamo per scontato che il solo fatto di avere un rapporto di parentela stretta eh, di per sé costituisca una rete. Poi, però, più importanti, invece ci sono le, le reti elettive, cioè quelle delle persone eh, con cui ehm, scegliamo di avere un rapporto eh, di natura appunto con natura di rete che sono altri tipi di parenti naturalmente ma non i parenti che siamo obbligati tra virgolette a vedere e frequentare eh, nell'ambito familiare stretti ma quelli che scegliamo di frequentare credo che nella nostra esperienza personale tutti eh, ce, ce l'abbiamo questa chiara questa distinzione eh, tra i parenti che sono parenti ma non si vedono mai e i parenti con cui si hanno rapporti e relazioni. Poi ci sono ovviamente gli amici e all'interno dell'ambito delle reti di amicizia, gli amici sono per eccellenza quelli scelti, ma è abbastanza importante e interessante distinguere in quale fase della vita, in quale situazione queste amicizie più o meno strette si creano. Ci sono amicizie che si creano a scuola o comunque nel percorso educativo, diciamo così, ci sono le reti che si creano sul lavoro, che abbiamo analizzato, abbiamo visto quanto sono importanti poi anche nel caso che il lavoro venga meno, l'aver lavorato fa comunque una differenza e, e così via. Ci sono le reti che sono legate alle attività eh, politiche, culturali, di volontariato e, e così via. Ci sono poi le reti... Di sostegno, cioè quelle che, secondo la definizione del lista sono le persone su cui si può contare anche in termini economici. Eh, la definizione statistica dice che eh, ti chiede: nel caso tu avessi bisogno di 800 euro, su chi puoi contare? No, e naturalmente la risposta può essere da nessuno a, a molte persone. Il problema è che queste tipologie di reti non sono immediatamente sommabili perché. Eh, appunto i membri della rete di sostegno possono coincidere o no con i membri delle reti elettive e delle reti di parentela scritte a cui abbiamo fatto riferimento prima. Questo è il motivo per cui nel nostro esercizio misuriamo soprattutto le distanze: cioè, non, non abbiamo per scelta, pur avendoci, non abbiamo dato valori assoluti sulla dimensione delle, delle varie reti. Nelle varie caselle in cui abbiamo fatto la nostra classificazione, ma ci limitiamo a darli in termini di distacco. Di, di eh, come funziona il meccanismo di classificazione che abbiamo adottato? È un meccanismo che non, è, non, non impone regole a priori, è un meccanismo che, come quello che abbiamo adottato l'anno scorso per, per i famosi o forse famigerati gruppi sociali divide dicotomicamente diciamo così, il, il gruppo, quindi va a osservare a ogni livello eh, in cui dal tronco si va verso i rami dell'albero di classificazione, per ogni livello va a definire qual è la variabile che eh, minimizza la variabilità interna ai due gruppi che volta per volta eh, si creano. Eh, questo è importante dirlo. Perché ehm, è un metodo rigoroso e è, è, è difficile immaginare, nella nostra tradizione, non è particolarmente è difficile immaginare che ci sia un, un, un meccanismo di, di questo tipo che dà dei risultati. Ma è anche importante sottolineare che è un metodo che agisce a livello locale, cioè ogni volta non trova una combinazione ottimale, è quello che tecnicamente si dice un metodo greedy, cioè vorace, che ogni volta. Siamo a 5, questo è? Sì, no, in 5 finisco. Ok, allora, ehm, che cosa discrimina al primo passo? La prima variabile che interviene a definire i primi due eh, rami e quindi a suddividere gli individui in due grandi gruppi è il titolo di studio. Da una parte ci sono le persone che hanno ottenuto almeno il diploma eh, di scuola superiore e dall'altra quelle con al massimo la licenza media. Già questo primo passo mette in piedi una differenza rilevante. Le prime, che sono poco, meno della, poco più della metà degli individui con 18 anni e più, hanno un vantaggio prossimo al 20% in termini di ampiezza della rete rispetto all'insieme della popolazione, mentre gli altri, quelli fino alla licenza media, hanno uno svantaggio di dimensione analoga, cioè circa del 20%, di 20 punti percentuali. Dunque si trova immediatamente conferma quanto emerge in molte delle analisi puntuali del rapporto. Il titolo di studio posseduto non definisce soltanto il capitale umano dei singoli, ma la maggiore permanenza nel percorso formativo consente anche, fin dai tempi della scuola, di entrare in contatto con cerchie più ampie di quelle della famiglia di origine. Al secondo passo la segmentazione avviene per condizione professionale, eh, sia quelli che, hanno, che abbiamo, in tutte e due i gruppi che abbiamo visto prima, sia quelli che sono in possesso almeno di un diploma, sia quelli che si sono fermati alla terza media, si dividono tra occupati da una parte e persone inattiva, inattive o in cerca di occupazione dall'altra. Il vantaggio degli occupati per quanto riguarda la dimensione della rete a disposizione è nettissimo dell'ordine dei 25 punti percentuali. Quindi, seconda cosa da dire, è che il lavoro si conferma come un importante fattore di socializzazione e per quanto il lavoro sia cambiato, essere inseriti nel mondo del lavoro ampia la possibilità di stabilire relazioni sociali importanti. Nel passo successivo della costruzione dell'albero intervengono come discriminanti fattori differenti per i vari rami dell'albero individuati fino a qui. È un po' il contrario dei mondiali, cioè qui si allarga sempre di più. Stiamo andando dalla finale fino ai sedicesimi di finale. Allora, eh, tra gli occupati che hanno almeno il diploma, ancora una volta è il titolo di studio a entrare in gioco e si associa un premio eh, di 27 punti in termini di ampiezza della rete per chi ha proseguito gli studi. Gli individui in possesso di un titolo universitario che sono. Quasi 10 milioni, circa il 10% del totale, possono contare sulla rete più ampia di tutti rispetto a, a tutti i profili considerati. Tra chi invece è in attiva in cerca di lavoro, a discriminare ulteriormente la classe di età. I più giovani, quelli tra i 18 e i 24 anni, hanno reti di sostegno sistematicamente più ampie delle persone con 25 anni e più, a prescindere dal titolo di studio conseguito. Tra gli adulti e gli anziani non occupati che si sono fermati alla licenza dell'obbligo e i giovani nella stessa condizione, si rileva il divario più grande tra quelli registrati tra le coppie di profili. Infine, per gli occupati con basso titolo di studio fino alla licenza media, il discrimine è rappresentato dal territorio di residenza. Coloro tra questi che vivono nei contesti territoriali urbani più svantaggiati del Mezzogiorno fanno registrare uno svantaggio di circa 25 punti percentuali rispetto al valore nazionale. Ma per fortuna in questa situazione di estrema ristratezza delle reti di aiuti si trova meno di un milione di individui, il 2% del totale. Negli altri casi il modello applicato non, non discrimina tra contesti territoriali urbani e territori meno antropizzati, nelle regioni centro-settentrionali e meridionali. Almeno per queste categorie di persone, dunque, l'ampiezza della rete non è associata alla classica dicotomia città-campagna. Un minuto per le conclusioni, ce cioè no? Un, Un minuto solo. Allora, il minuto per le conclusioni è questo, che è molto banale. Eh, ci sono stati dei cambiamenti molto profondi, ma questi eh, eh, io adesso non, non ve li dico, eh, è che però. Mh, questi cambiamenti che comportano timori e fattori di rischio eh, contengono in sé, almeno in parte, i propri antidoti. Eh, dalle nostre analisi non risulta giustificata una nostalgia per quello che c'era prima, non si tratta, dicevamo, di tornare al natio borgo selvaggio, ma di saper cogliere alcune opportunità. La prima è quell'offerta dalle tecnologie, che in larga parte sono tecnologie abilitanti, cioè possono essere utilizzate non in sé per sé, ma appunto per costituire relazionalità. La seconda fa riferimento al lavoro, in particolare ai luoghi di lavoro, che conservano la loro funzione tradizionale di spazio privilegiato della socializzazione, anche se con mod modalità nuove, come dicevo, e in modo non esclusivo. Il terzo è l'istruzione, o in termini più ampi, la conoscenza, ehm, che... Eh, istruzione e conoscenza non sono soltanto un fattore protettivo, come abbiamo detto molto, molte volte, eh, non sono soltanto preziose per trovare un lavoro e per di più un lavoro più appagante, più aderente alle, alle conoscenze possedute e agite e anche meglio retribuito, ma sono anche una chiave che dà accesso a una pluralità di aspetti del benessere individuale, consentono di vivere a più a lungo, in condizioni di salute migliori di attivare il valore aggiunto delle reti di volontariato e eh, insomma in definitiva istruzione e formazione del capitale umano sono uno strumento per rimuovere eh, gli impedimenti alla parità delle opportunità e un vettore primario di promozione sociale. Grazie. Grazie molte di questa relazione molto articolata che... Ha dato anche un quadro di scenario sulla, su questo problema e sul ruolo delle reti e delle relazioni, e ci sono alcuni spunti molto interessanti che, se ci sarà spazio, magari poi mi riprometto di riprendere alla fine. Adesso do la parola a Laura Zannella, che è una ricercatrice dell'Istat. La sua relazione è: essere in rete più connessi uguale meno divari? Prego. E, sì, io nel mio intervento invece mh, parlerò proprio della rete, quindi nella, la rete intesa come accesso ad Internet. E sicuramente come ci ha illustrato eh, bene nel, nel suo intervento Barbieri, diciamo la, le, le società si sono sempre, se ho capito, <ride> eh, si sono sempre organizzate su un modello di rete, però nel mio intervento farò... Eh, porrò proprio l'attenzione su eh, come le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione si configurano sia come soggetto che oggetto di questa trasformazione. Allora, iniziamo subito. Un attimo. Dove dovevo puntarlo? Penso, <sussurra> 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 ecco, appunto, la tecnologia... <sussurra> Aiuto, così? Ok, ce l'abbiamo fatta. Va bene, eh, quindi partiamo subito da una, diciamo, da una considerazione, quindi nel, nel tempo abbiamo visto come aumenta l'uso dell'ICT, dell la diffusione dell'ICT e mh, come questo qui è dovuto in parte grazie anche all'ingresso delle tecnologie mobili che permettono quindi di connettersi in qualsiasi modo e in qualsiasi momento, in qua, vanno anche a ridefinire il concetto stesso di accesso e di attività svolte in rete. Quindi divario, se prima eh, si parlava di divario digitale e quindi l'importanza era, era eh, essere l'accedere la, alla rete, adesso si tende a... Mh, a, a, a cambiare questo tipo di eh, concetto e sostituirlo, diciamo, e, mh, con il concetto di divario di eh, inclusione digitale o di esclusione digitale, che vuol dire che non si può più parlare soltanto di accesso, che sicuramente è una prerogativa, per, ma non è sufficiente a spiegare le diverse modalità d'uso che stanno alla base delle attività, delle competenze delle attività svolte in rete. Mm. A livello eh, europeo, già alla, fine dei primi, già alla fine degli anni 90, quindi inizio dei, del 2000, le, le, viene posto al centro delle politiche di e, inclusione eh, sociale e culturale la diffusione delle nuove tecnologie. In questo quadro quello che noi ci siamo eh, posti come domanda è a fronte di un incremento quindi dell'accesso alla rete. Ci siamo chiesti ma eh, che eh, ruolo ha il telefono cellulare nel, eh, nella diffusione? Può essere considerato un fattore di inclusione digitale? E questa è la domanda che ci siamo posti. E abbiamo usato come eh, fonte dati l'indagine... Multiscopo Aspetti della vita quotidiana, che dal 2005 ospita il modulo sotto regolamento sull'uso delle tecnologie da parte delle famiglie e degli individui, e ha un patrimonio informativo molto ampio, infatti, parte delle informazioni rilevate vengono poi utilizzate per monitorare l'andamento in materia di diffusione degli ICT tra i diversi paesi europei. Allora partiamo da: in questa slide viene riportata un po' la diffusione, dell'andamento di, de, sull'uso della, della rete, quindi gli utenti forti, eh, ovvero chi accede alla rete tutti i giorni, l'utente regolare e il non utente. Come si può vedere, si ha un incremento tra il 2006 e il 2016 del, dell'uso della rete, e quindi se da un lato a livello europeo ci eh, collochiamo sempre in fondo a destra nella graduatoria possiamo vedere. Si possono comunque, possiamo vedere il bicchiere diciamo, mezzo, mezzo pieno in quanto negli anni vediamo un incremento eh, e una riduzione del non utente della rete. Mm. Allora, ovviamente questi incrementi non hanno riguardato in modo omogeneo tutta la popolazione. Eh, per, per alcuni segmenti la forbice va ad aumentare, per altri invece il divario si riduce. Quindi per le persone anziane che hanno 65 anni e più e chi ha un titolo di studio basso, la licenza elementare, il gap aumenta, mentre si va a ridurre per eh, i 55-64, chi ha un titolo di studio intermedio, la licenza media, e eh, le donne e i ragazzi. Mm, per gli altri che già al 2006 presentavano dei tassi superiori alla media, fanno comunque registrare un andamento positivo, al di là di, dei laureati e i giovani che ormai sono i livelli, sono prossimi ai livelli di saturazione. E qui riprendo una, diciamo, um, volevo condividere con voi una frase che, di Casters che definiva appunto internet come la spina dorsale della comunicazione globale mediata dai computer. Nel 2016 vediamo che il 78,3% degli utenti regolari ha utilizzato uno smartphone, quindi volendo un po' eh, parafrasare e aggiornare questa frase, eh, che, Castels che voleva dire nel lontano 96 che a fare rete erano le singole soggettività degli individui che si collegavano a internet attraverso un computer, se vogliamo attualizzarla possiamo dire che a fare rete oggi sono le singole soggettività degli individui che però si collegano attraverso uno smartphone sempre dai dati del 2016 risulta comunque una polarizzazione degli, degli utenti della rete, ovvero il 38,3 accede ancora attraverso un solo dispositivo, mentre il 34,8 ne utilizza due, solo diciamo, una piccola nicchia, il 7,5 ne utilizza, è un multi-device, possiamo definirlo. Ci siamo quindi chiesti se l'uso di eh, alcuni eh, dispositivi presentasse, delle car fosse mh, caratterizzato da delle eh, specificità generazionali, culturali. Come si può vedere già qua in questa slide, si vede come eh, tra i giovani è più diffuso l'uso combinato di un PC e di uno smartphone. Anche se c'è una quota quasi del 24% che fine 44 anni accede esclusivamente attraverso il, il telefono cellulare. Ovviamente l'uso del PC esclusivo del PC è più eh, proprio delle fasce di più anziane. E a che succede a livello territoriale? E mentre l'uso del PC non presenta grandi differenze sul territorio, l'uso del, dello smartphone è, più, è caratterizzato nei territori del sud, quindi Sicilia, Calabria e eh, Puglia, mentre l'uso combinato del PC e dello smartphone è più presente nei eh, territori del nord-est. Abbiamo poi eh, diciamo applicato un modello logistico lineare. Quindi, per vedere la probabilità di utilizzo dei dispositivi eh, in eh, relazione ai, ad alcune caratteristiche socio-demografiche e territoriali. Allora, in questa slide, come nelle slide eh, successive, vengono riportati segmenti di popolazione con le differenze maggiori sia in positivo che in negativo rispetto alla probabilità media. Quindi, se la propensione ad usare il solo PC ha una probabilità media del 16,1. E presentano una probabilità superiore le, le persone di 65 anni e più, i ritirati dal lavoro e chi ha una frequentazione di internet bassa. E per quanto riguarda invece l'uso del, del, del solo smartphone, vediamo che è caratterizzato sempre da chi ha una frequentazione di internet bassa, ma dalle donne che hanno un'istruzione bassa, dagli operai e casa, dalle casalinghe. A combinare, ovviamente a combinare entrambi invece abbiamo gli studenti, eh, le persone giovani, quindi 5-24 anni, ma anche gli impiegati e i dirigenti. Quindi che cosa emerge? Che eh, ad usare solo eh, il telefono cellulare per connettersi a internet è proprio di quei segmenti di popolazione che presentano anche i tassi eh, minori di accesso alla rete. E quindi ritornando a, alla nostra, ci siamo poste come domanda: eh, la, la telefonia mobile, il telefono cellulare può essere considerato come un fattore di inclusione digitale? Allora. Eh, a tutti e due i livelli, se vogliamo utilizzare la definizione che dice che ci sono due livelli, quindi di digital divide, uno legato all'accesso e l'altro legato alle competenze, e questa è la domanda che ci siamo posti. Allora, per quanto riguarda l'accesso, la prima dimensione, non ehm, abbiamo dovuto ricorrere a un indicatore indiretto perché, perché eh, l'uso dei dispositivi viene introdotto soltanto nel 2016. Quindi non abbiamo potuto, abbiamo visto che nella prima slide abbiamo visto come c'è stato un incremento nell'accesso alla rete, ci siamo chiesti quindi quanto questo fosse dovuto all'uso esclusivo dello smartphone. Non potendo ricorrere direttamente a questa informazione perché non abbiamo potuto analizzare quindi le variazioni nei tassi di utilizzo dei dispositivi, abbiamo fatto riferimento a un indicatore presente nel questionario familiare dove viene chiesto alle famiglie se accedono a internet e che tipo di connessione hanno. La connessione eh, viene chiesta una connessione fissa quindi a DSL fibra ottica, oppure se hanno una connessione tramite una rete di telefonia mobile. Allora eh, in questo grafico vengono riportate quindi le variazioni 2010-2016. Come si può vedere l'incremento in generale su tutte le famiglie? L'incremento maggiore che si registra è dato proprio da, dalla telefonia mobile. E in, questo, in questa slide vengono riportate quindi le famiglie per titolo di studio più elevato e per eh, diciamo, condizione professionale della persona di riferimento. Come si può vedere, eh, per quanto riguarda le famiglie che hanno un titolo di studio medio, quindi la, quel, il titolo di studio più elevato è la licenza media superiore, il gap si va a ridurre. Eh, quindi, non entro per motivi di tempo e stringo, però quello che volevo, che mi, diciamo, su cui mi volevo soffermare è proprio che... Per alcuni segmenti di popolazione la telefonia mobile riduce le distanze, riduce i divari, quindi si aumenta la diffusione e la possibilità di accesso grazie proprio alla tecnologia mobile. Questo non vale per tutti i segmenti di popolazione, per altri invece la, le distanze aumentano. Per quanto riguarda invece il territorio, eh, se si, per alcuni segmenti si riducono i divari sociali, per, per, sul territorio invece rimangono stabili. Allora eh, quindi abbiamo in parte risposto alla prima eh, domanda, il, la telefonia mobile può essere considerata un driver di inclusione digitale? Possiamo dire di sì, per alcuni segmenti di popolazione sì, è, è, ha, ha consentito l'accesso, la riduzione dei divari per quanto riguarda il primo livello, ma cosa accade sul secondo livello, quello legato alle competenze, alle abilità? Abbiamo fatto riferimento in questo caso al framework eh, sulle competenze digitali adottato a livello europeo che declina le competenze in quattro eh, dimensioni, va a sostituire la, il, eh, il framework precedente che invece para, i confronti tra diversi paesi veniva fatto solo sulle abilità informatiche, che vuol dire solo sull'uso del PC. Attenzione, non... Eh, perché? Perché comunque, come abbiamo detto all'inizio, c'è eh, un incremento, cioè una diffusione della rete grazie anche alla telefonia mobile e quindi è necessario rivedere le, eh, le competenze e allargare quindi lo sguardo e parlare di competenze digitali, che quindi sottendo insieme tutti i diversi dispositivi con cui ci si può allegare, collegare. Ovviamente le abilità informatiche sono declinate all'interno di questi quattro domini. E che cosa vediamo? Un po' la, quello che eh, uno ci si aspettava, ovvero che chi accede alla rete attraverso il solo smartphone ha le competenze più basse, anche a chi accede attraverso un solo dispositivo qual è il PC. Quindi, chi ha il solo smartphone non ha nessuna competenza, l'8,3% non ha nessuna competenza eh, digitale rispetto a un 5,1% di chi accede solo attraverso il PC. E questo è un dato per noi molto interessante. L'ultima slide che anche qui ci ha sorpreso, devo dire ci ha molto sorpreso, il fatto di vedere i quattro domini e per i quattro domini anche nel dominio più proprio di questo dispositivo, ovvero quello della comunicazione chi accede solo tramite smartphone ha comunque le competenze digitali più, non ha nessuna competenza, il 17,8% non ha nessuna competenza, quindi vuol dire che non usa questo dispositivo per andare su Facebook, per inviare una mail o per chiamare eh, su, uh, tramite internet e ci siamo quindi chiesti ma che, che ci vanno, <ride> Usano Whatsapp, quindi la piattaforma più che diventa ancora più eh, friendly, più, più semplice, più di eh, Facebook è WhatsApp. E, mm, quindi, diciamo in sintesi, questa è la mia ultima per chiudere il cerchio. Quindi abbiamo, ci siamo quindi interrogati se lo smartphone poteva essere considerato un fattore di inclusione digitale. Possiamo dire sì, per quanto riguarda l'accesso, è sicuramente. Per quanto riguarda invece i di divari di secondo livello, legati quindi alle competenze, possiamo dire che non sono una leva, una leva per l'accrescimento. E, e quindi, diciamo, non. Cito l'ultima frase di Castels a cui abbiamo sempre fatto riferimento nel corso di questa, di questa analisi, che definisce lo smartphone come l'oggetto tecnologico che ha subito il più intenso processo di mediamorfosi, trasformandosi da apparato dedicato esclusivamente al traffico voce in espressione piena del processo di convergenza multimediale. Detto questo, però, nella nostra realtà italiana ancora ci troviamo che eh, le competenze di chi accede attraverso non è sfruttato appieno questo nuovo dispositivo. Questo è la, è la, la chiusura sul dam. Grazie. Grazie molto, intanto per essere stata perfettamente nei tempi, ma poi anche per la, le cose molto interessanti e gli spunti molto interessanti che ha dato e questo ruolo di WhatsApp per tutti quelli che hanno a che fare con i giovani. O con i figli, gli amici dei figli o gli studenti, è un, diciamo sono risultati interessantissimi, veramente. Grazie molte. Allora, adesso passiamo la parola a Pier Marco Aroldi, che insegna Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove dirige anche OSCOM che è un centro di ricerca sui media e la comunicazione. E il titolo della sua relazione è Famiglia e ICT, Addomesticamento delle Tecnologie e Relazioni Familiari. Io chiedo sempre di stare in 15 minuti. Grazie. Grazie eh, per l'introduzione, grazie all'invito a partecipare a questo seminario. Eh, provo a eh, sintetizzare la questione di partenza sulla scorta di quanto in realtà la professoressa Faccioli ha già ricordato, e proponendovi una sorta di literature review nel giro di una slide. Eh, che tipo di ricerche sono state fatte su eh, il rapporto fra social network, social media, diciamo le ICT relazionali, quelle del Web 2.0 e le relazioni familiari? E che tipo di conclusioni hanno raggiunto nel giro diciamo, degli ultimi dieci anni? Eh, due grandi eh, filoni. Eh, per uno, le ICT e le interazioni sociali eh, online vanno a discapito delle relazioni offline, e quindi eh, in qualche modo promuovono un maggiore individualismo e una maggiore conflittualità intergenerazionale all'interno delle famiglie. Per un altro filone di ricerca. Fondamentalmente le ICT e le interazioni sociali online invece consentono una maggiore eh, cura delle relazioni, anche di quelle familiari, e quindi una maggiore solidarietà, una maggiore intergenerazionalità eh, anche a distanza. Sono appunto le due eh, fotografie che hanno introdotto questa eh, mattinata. Eh, se dovessi provare a fare una sintesi eh, vi propongo questa citazione da una uh, literature review appunto eh, che secondo me è abbastanza significativa, ma anche un consenso generalizzato circa la prevalenza di effetti positivi, negativi o combinati nell'influenza esercitata dalle ICT sulle famiglie, è un po' quello che si diceva dopo 30 anni di ricerca su bambini e televisione che non sappiamo bene se la televisione fa bene o fa male ai bambini, tanto per... Eh, ritornare a un contesto che è abbastanza familiare ai sociologi dei media, chi si occupa di media e comunicazione, in relazione in modo particolare alla famiglia. Questo è quello che io proverò a fare. Eh, lo faccio a partire da alcune fonti di ricerca, eh, fondamentalmente il rapporto CISF del 2017, che è una survey curata da Pierpaolo Donati proprio sulla intersezione delle relazioni familiari con l'interazione e la relazionalità online. E poi se avrò 30 secondi in più eh, in coda due progetti di ricerca invece sviluppati presso OSCOM a carattere qualitativo eh, di cui eh, vorrei esplodere due piccoli casi eh, a modi approfondimento. Eh, il tema è dunque quello dell'addomesticamento delle ICT, eh, internet tanto per intenderci, ehm, già ci è stato detto il problema del divide in termini di eh, duplice livello, accesso da una parte, ma anche e soprattutto accesso mentale, quindi sapere che cosa farci poi su internet, le competenze per usare eh, internet a pieno e anche per usare la parte abitata della rete, quindi il web 2.0. A questo io farò riferimento con una prima serie di indicatori, quelle eh, che riguardano eh, la diffusione dell'ICT nell'ambito familiare, e uh, per poi passare a una seconda serie di indicatori che invece hanno provato a fotografare come le relazioni familiari si sovrappongono, si intersecano, interagiscono positivamente o negativamente con le interazioni online rese possibili appunto dai social media. Eh, Prima questione, quindi, ancora una questione di divide, eh, sono nel tentativo di eh, rendere conto del fatto che i divari che ci sono appena stati ricordati dalla dottoressa Zanella eh, permangono, sono ancora significativi e sono significativi anche in relazione all'accesso delle famiglie alla rete e alle sue risorse. Eh, diciamo che il digital divide di primo livello ricalca appunto i divari tradizionali, prima di tutto quello eh, socio-economico. Noi abbiamo dalla um, rilevazione il 68% delle famiglie che hanno una connessione internet e che usano internet eh, in modo sufficientemente regolare. Eh, evidentemente lo status socio familiare basso eh, è correlato negativamente e lo status socio familiare alto è correlato positivamente con eh, l'uso della rete. Eh, ancora più significativo è eh, il divide di ordine culturale, di ordine mentale, e quindi la rilevanza del capitale socio-culturale della famiglia. Eh, è in qualche modo quello che abilita appunto le curiosità, le, le stimoli le eh, esigenze per usare la rete e per usarla al meglio. Eh, un altro tipo di divide è quello che normalmente viene definito. Eh, generational divide, un divide digitale di tipo generazionale. Eh, è legato all'età, anche questo ci è già stato in qualche modo rappresentato. Che cosa succede all'interno dei contesti familiari? Eh, il, la differenza di capacità di uso eh, della rete tra i genitori e i figli, eh, ancora una volta, ricalca eh, le tradizionali differenze socioculturali, socio-economiche. Le famiglie con capitale socioculturale più alto hanno un gap molto più basso, come vedete, 2.2 tanto per avere un indicatore rispetto al gap digitale intergenerazionale di 9.5 per le famiglie con un capitale socioculturale più basso. E anche in termini di tipologie familiari eh, ritroviamo una dinamica di inclusione o di esclusione digitale che ricalca alcuni divari tradizionali certamente qui entra in gioco la componente dell'età e quindi eh, le famiglie con monocomponenti eh, con più di 65 anni o le coppie senza figli con più di 54 anni restano escluse più facilmente le famiglie eh, anche monogenitoriali con figli sotto i 18 o le coppie con figli sotto i 18 sono quelle decisamente più incluse a partire sia dall'accesso che dall'indice di utilizzo dei device digitali. Eh, per quanto riguarda invece l'integrazione delle ICT nelle relazioni familiari, eh, qui il, il tema è ovviamente eh, se eh, la relazionalità online va a discapito di quella offline o meno. Eh, da questo punto di vista c'è da rilevare ancora una correlazione, anche se debole, sostanzialmente positiva fra capitale sociale, in questo caso il capitale sociale bonding, quindi quello più legato alle reti primarie di appartenenza, le reti familiari, i legami di sangue o quelli su cui c'è un forte investimento affettivo. Ehm, c'è quindi una maggiore propensione all'utilizzo della rete da parte delle famiglie che sviluppano un maggiore capitale bonding. E in modo analogo c'è una maggiore propensione all'utilizzo della rete anche da parte di quelle famiglie che sviluppano un capitale sociale bridging, cioè quello più strumentale, le relazioni deboli che però sono quelle che servono per drenare risorse, quelle proprio delle reti come ci sono state descritte eh, all'inizio di questa mattinata. Eh, in entrambi i casi, quello che mi sembra rilevante è che non sembra che la propensione all'uso delle ICT diminuisca il capitale sociale, anzi, sembra eh, correlato positivamente con questo. Eh, che tipo di eh, relazioni si giocano fra online e offline, fra dentro e fuori della famiglia? Abbiamo provato a verificare eh, all'interno delle singole famiglie. Eh, quanti profili attivi dell'intervistato eh, avevano a che fare con, dei, eh, con, con erano connessi su qualche social media, su qualche social network con profilo attivo di altri familiari e quindi il collegamento fra i familiari. E anche in questo caso, evidentemente, siamo di fronte a una variabilità molto alta eh, legata al tipo di piattaforma in utilizzo. Eh, quella più diffusa è ancora Whatsapp, tanto per confermare quanto ci è stato appena ricordato. Eh, su Whatsapp il, la, la percentuale di collegamenti familiari è molto elevata e tende poi invece a diminuire passando sulle altre piattaforme. Facebook è ancora significativa, ma già Instagram e Twitter si caratterizzano come delle piattaforme di uso quasi esclusivamente individuale. Che non sono in grado di sostenere le reti familiari e le relazioni familiari. Eh, si tratta di capire poi eventualmente che tipo di relazionalità consente una rete come Whatsapp, che è insieme sia espressiva che estremamente strumentale e operativa. Eh, ancora, se proviamo a vedere la capacità di ehm, questi supporti, queste infrastrutture tecnologiche di tenere in rete i diversi membri della famiglia, in questo caso l'intervistato, il partner e i figli, eh, troviamo che eh, le reti di riferimento in cui questo avviene eh, sono quasi prevalentemente quelle degli amici e dei conoscenti, eh, prima ancora di quella della famiglia estesa. Eh, quindi non è tanto una questione familista, per così dire, un, una questione di bonding eh, di tipo familiare, quanto davvero una eh, rete più intima che è quella eh, elettiva, come ci è stato detto prima. Qualche percezione da parte dei nostri intervistati. Quanto influisce eh, l'uso delle ICT nel eh, mantenimento delle reti? Relativamente poco. Come vedete, tutto sommato c'è una socievolezza in rete che può essere definita tiepida rispetto a a certe eh, rappresentazioni sociali che ci facciamo di queste eh, infrastrutture tecnologiche. Eh, e nel complesso, anche rispetto al capitale sociale, quindi alla capacità per esempio di impegno civico, eh, anche l'impegno civico è correlato positivamente con la propensione all'uso delle ICT, ancora secondo una logica che potremmo definire demor the demor. The e vado così alle conclusioni, che prima di tutto stanno in questa conferma della legge di San Matteo. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, eh, o se preferite appunto in inglese, the more, the more. Eh, C'è una correlazione positiva tra capitali familiari, capitali sociali, capitali economici. Sia rispetto all'accesso sia rispetto all'uso di Internet e delle ICT, chiaramente una correlazione positiva non è un rapporto di causa-effetto, la variabile che media è soprattutto legata all'età e alla presenza dei figli piccoli, ma è anche vero il contrario: cioè non riusciamo a cogliere eh, correlazioni tra maggiore accesso o uso di Internet e criticità sul fronte dei legami familiari o sociali. Secondo aspetto, l'inclusione digitale eh, sembra. Sia una conseguenza dell'inclusione sociale, sia d'altra parte un agente che rafforza tale esclusione. Quindi lavorare sull'inclusione digitale è certamente una leva per ridurre il rischio di esclusione sociale. Seconda conclusione: eh, che tipo di socievolezza eh, si manifesta in rete a livello familiare? È una socievolezza che possiamo definire ad assetto variabile. Eh, C'è certamente una connessione intrafamiliare che è sia strumentale che espressiva, per esempio, tipicamente quella di, Facebook, di, di Whatsapp. Ci sono connessioni che sono soprattutto a carattere extrafamiliare, che invece sono individualizzate e che vanno più nella linea di un networked individualism, cioè di un individualismo connesso di rete. E qua, se mi permettete, la cosa che mi sembra più rilevante è ancora. Non è un rapporto di causa-effetto, non sono le tecnologie a produrre l'individualismo, ma eh, Internet e le ICT sono l'infrastruttura più funzionale alla sua gestione. Noi abbiamo famiglie che sono sempre più individualizzate, che ricorrono a questi dispositivi perché sono quelli più funzionali a gestire la complessità del, dell'individualismo crescente. Partecipazione civico è contenuto ma non ridotto dalle ICT. L'online è complementare o supplementare ma non sostitutivo del offline. E qui, se ho pochissimi secondi per un approfondimento, volevo solo far notare come le questioni secondo me possono essere spostate su altri terreni di osservazione. Per esempio, su quelli potenzialmente conflittuali dei confini dell'accessibilità o del tempo limitato eh, delle relazioni familiari rispetto a alla disponibilità della connessione online. Eh, due casi evidenti. Gli anziani, gli anziani online che costituiscono ancora una minoranza digitale, ci è stato detto, che da una parte hanno una forte pressione sociale e familiare a usare eh, le risorse digitali proprio per rimanere connessi con la famiglia proprio per una eh, inclusione familiare, essere sempre accessibili, essere sempre disponibili, essere sempre controllabili nel caso degli anziani, è evidentemente una questione rilevante. Nello stesso tempo esercitano una resistenza fortissima nei confronti di quella coalescenza fra online e offline, fra intimo, pubblico, fra privato e pubblico, fra mondi vicini e mondi lontani che è tipica delle culture digitali. Quindi sono dentro una sorta di doppio legame per cui vogliono esserci, devono esserci online, eh, ma non ci stanno benissimo, non sono esattamente a loro agio, perché poi le culture digitali non sono quelle che loro hanno appreso o possono apprendere. Un secondo esempio è quello dell'adozione e della ridefinizione dei confini della famiglia, nel caso della famiglia adottiva particolarmente eh, rilevanti. Perché sono confini che sono i confini entro i quali si esercita la tutela di alcuni diritti e quindi la possibilità che questi diritti confliggano fra di loro. Per esempio, il diritto alla privacy del figlio minore adottato, il diritto alla sua tutela, il suo diritto a usare i social media, il suo diritto a conoscere la famiglia delle origini, cosa che spesso i ragazzi adottati fanno proprio attraverso i social media. E nello stesso tempo eh, il diritto di essere tutelati rispetto all'accesso eh, molto facilitato dai social media eh, rispetto ai loro eh, familiari di origine, i familiari biologici, i genitori biologici che possono entrare in contatto con i ragazzi adottati bypassando qualunque tipo di legislazione e di tutela. Due esempi solo per dire quali sono le questioni che diventano rilevanti eh, al di là delle questioni di semplice divario. Grazie. Allora, qui devo... Grazie moltissimo, anche questa relazione è veramente molto, molto interessante, su questo discorso dell'inclusione e esclusione del, divide, del, del digitale. Allora, l'ultima relazione è di Paola Di Nicola, che insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università degli Studi di Verona. La sua relazione ha il titolo Nuove famiglie, nuovo immaginario sociale. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio l'Istat per l'opportunità che mi è stata data, sono contenta di aver ascoltato queste relazioni perché quando ho visto il programma ho detto ma cosa c'entra la famiglia che è la culla delle relazioni interpersonali con la comunicazione, con gli aspetti di tipo tecnologico e invece poi mi sono resa conto che ci sono in atto tutta una serie di processi che di tipo di sviluppo, di tipo tecnologico, di un certo tipo di conoscenza che ci aiutano a inquadrare dove si sta collocando la famiglia, a partire da un tema specifico, quello della procreazione. E d'altra parte mi sono resa conto che nel campo della famiglia la procreazione è stato uno dei settori più fortemente, per così dire, cambiati, modificati, riformati proprio dall'uso delle tecnologie, non soltanto diciamo contraccettive, ma proprio riproduttive. E quindi io vorrei in questo mio percorso vedere come è cambiato l'immaginario ehm, sociale, come deve cambiare l'immaginario sociale se vogliamo un po' approcciarsi alla realtà. Parto da una constatazione che vuole essere anche un riconoscimento. All'attività, eh, al contributo fondamentale che ha dato Lista alla conoscenza della famiglia. Eh. Diciamo che la famiglia è sempre stato un soggetto particolarmente a cuore nel, nell'indagine dell'Istat, ma vi ricordo che la prima indagine speciale del 1983 fu fondamentale perché per la prima volta portò alla luce il tema delle nuove forme familiari che in quel momento storico ecco, finivano per essere identificate solo ed esclusivamente con le famiglie di fatto. Successivamente ecco, eh, il riferimento empirico alle famiglie di fatto si è ampliato. Ricordo, non vado avanti. Perfetto, ecco, oddio. Ecco, eh, scusatemi. Va bene, comunque. Quindi il primo dato, 1983, l'Istat. Poi vengo qui a due altre date. Nel 2016 è stato tradotto il libro della Golombok, la quale distingue tra famiglie moderne, eh? le distingue nettamente fra le famiglie tradizionali, vale a dire le eh, famiglie composte da coppie eterosessuali con o senza figli, e quelle moderne, quelle famiglie che hanno superato nella loro composizione la dimensione della eterosessualità sia nelle relazioni di coppia che nelle relazioni di filiazione. Quindi ci siamo resi conto che eh, ciò che abbiamo considerato sino al 2000 nuovo, in realtà è diventato tradizionale, eh? qualcosa che per alcuni ricercatori deve essere superato perché appartenente al passato e soprattutto non più risp rispondente alle esperienze di vita quotidiana che si giocano dentro quel contenitore che siamo ancora abituati a chiamare famiglia. Nello stesso anno, eh, 2016, in Italia, sono state introdotte le unioni civili. Che ha portato alla luce il problema del riconoscimento giuridico dei figli presenti dentro queste coppie, sia che fossero nati da precedenti unioni eterosessuali, sia che fossero stati programmati dalla coppia. E in realtà il tema delle unioni civili e tutte del riconoscimento dei figli ha portato in primo piano il problema della procreazione medicalmente assistita, sia omologa che eterologa. Sia della maternità surrogata e degli effetti che questo nuovo di queste nuove tecniche eh, possono avere sugli immaginari sociali connessi alla procreazione. Il dibattito, eh, tenete presente che il libro della Golombok non è altro che una review di ricerche, che sono tantissime, tutte fatte sulle famiglie composte da coppie dello stesso, figlio, eh, stesso sesso con figli. Il dibattito. Eh, che si è aperto, secondo me, sulle eh, famiglie LGBT e le riflessioni della Golombok e di tante, dicevo, altre studiose come lei, che si sono cimentati sugli stessi temi, sono molto rilevanti. Ma non perché tali famiglie siano tante o poche, sono poche ma perché ci dicono che in tema di analisi dei mutamenti della famiglia è necessario cambiare il paradigma di lettura e di interpretazione, perché è cambiato l'immaginario sociale costruito a partire da particolari teorie e caratterizzato da specifiche pratiche. Vediamo un po'. Per affrontare il problema io parto dal concetto di immaginario sociale. Eh? Eh, parto dal concetto di immaginario sociale che viene definito da Taylor, che è un filosofo, come l'insieme delle ideologie, delle conoscenze, del sapere comune che informano le pratiche e che da esse sono informate. L'immaginario sociale, è ciò che rende possibile l'autocomprensione del soggetto e la sua autocollocazione all'interno di un contesto di norme e valori, dialogico e condiviso. Quello che definisco, dice Taylor, l'immaginario sociale, si estende però oltre l'immediato sapere di sfondo che dà senso alle nostre pratiche. Tale sfondo non può mai essere dato in maniera definitiva perché esiste una circolarità tra Sapere e pratiche. Eh, la circolarità, nel senso che la relazione tra le pratiche e il sapere di sfondo non è unilaterale e quindi, se è vero che il sapere rendere possibile la pratica, è però anche vero che la pratica stessa a veicolare in larga misura. Il sapere, in questo caso, per esempio, il ricorso alle tecnologie. Poi faccio, e quindi è fondamentale, faccio riferimento al nostro Taylor, appunto perché lui introduce questo elemento fondamentale eh, che molti studiosi della sociologia e della cultura danno per scontato, eh, il fatto delle pratiche. Che in realtà non abbiamo mai un sistema culturale che uniforma in maniera deterministica le pratiche, ma ci sono anche delle pratiche che si attivano prima che si cambi il eh, sistema culturale. Quindi l'ipotesi di eh, Telo secondo me è molto interessante perché ci mostra come a seconda dei momenti storici, a seconda delle fasi il cambiamento sociale può partire dall'alto o dal basso hm? e che quindi in certi momenti storici possono convivere ecco, più saperi, più conoscenze rispetto allo stesso problema. Un altro elemento eh, che è, è importante, ecco vi faccio un esempio di questo, per esempio quando fu approvato il divorzio in Italia ci fu un'impennata nella richiesta delle, eh, del divorzio perché c'erano migliaia di coppie che già vivevano separate. Allora che cosa significava? Vuol dire che nelle pratiche di formazione delle famiglie di tante coppie l'indissolubilità del vincolo e la possibilità di vivere anche senza matrimonio era già qualcosa che era stato superato o perlomeno socialmente non era più stigmatizzato. Un altro elemento, e poi eh, è importante, che ci consente appunto di eh, capire il discorso di Taylor è questo, dice, eh, come avviene il cambiamento sociale, dice che cosa esattamente succede quando una teoria trasforma in profondità l'immaginario sociale. E per lo più dice, gli individui intraprendono, improvvisano e sono introdotti a nuove pratiche che ricevono senso della nuova prospettiva articolata inizialmente dalla teoria. Questa prospettiva è il contesto che fornisce senso alle pratiche. La nuova conoscenza diventa dunque accessibile ai partecipanti in maniera inedita. Essa comincia a definire i contorni del loro mondo e può alla fine trasmutarsi nella forma scontata delle cose date per ovvio, date per scontate e quindi per così dire normali. Adesso non faccio tutta la storia, ve la risparmio, no? dell'immaginario sociale della eh, famiglia nella eh, diciamo nel Tunesimo, nel XX secolo, però possiamo dire che se ci guardiamo all'indietro, eh, in realtà ci rendiamo conto che eh, tutto lo sviluppo delle famiglie, i cambiamenti delle famiglie sono andate nella direzione di promuovere l'etica della responsabilità, l'autonomia, l'individualizzazione, la, i processi di privatizzazione. Io dico quello di trasformare la famiglia da home, da house in home. Unità degli affetti, relazioni quindi fortemente caratterizzate dal punto di vista affettivo a basso contenuto istituzionale e a basso contenuto, per così dire, prescrittivo. Eh, e quindi quando abbiamo cominciato a ragionare sulla famiglia, per Bacco ci dicevamo, ma a questo punto abbiamo soltanto... Eh, la famiglia ha esaurito tutto il suo potenziale, no? ci sono le unioni di fatto, ci sono le unioni eh, civili, eh, c'è un riconoscimento totale dei figli nati al di fuori del matrimonio, diciamo che il potenziale di cambiamento della famiglia è completamente diverso. In realtà... In realtà ci si è resi conto che proprio il tema delle, o le ricerche fatte su eh, queste nuove forme eh, è un qualcosa che è cambiato. E vediamo adesso brevissimamente quali sono i termini del cambiamento. Vi dicevo che il dibattito che si è aperto in Italia in questo ultimo decennio, che ha favorito la diffusione così pochi di studi e ricerche. Mi sembrava che gli altri avessero parlato di più sulla procreazione medicalmente assistita, unitamente all'accelerazione di tendenze di cambiamento che sembrano preludere alla fine della famiglia coniugale, dimostrano che sono in atto processi sociali che non possono essere letti più solo e esclusivamente alla luce dell'immaginario sociale della modernità. In tema di relazioni eh, familiari, proprio l'introduzione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, stanno per così dire modificando la sfera dei valori, delle norme, dei comportamenti che riguardano la procreazione. Ed è un qualcosa che si diffonde e viene per così dire considerato come sapere normale anche da coloro, questo è il dato, che non necessariamente accedono alla procreazione medicalmente assistita. Allora, eh, quali sono diciamo, questi eh, elementi che ci aiutano a capire il cambiamento? Intanto, il primo punto è questo lento slittamento dell'individualismo verso il narcisismo. Questo ne abbiamo già notato, che si trasforma in alcune pratiche, per esempio, relazioni affettive intermittenti e a breve tempo, timore, paura se non indifferenza alla vita di coppia, crescita delle forme familiari del vivere insieme lontani, ma separatamente. Difficoltà anche tra i giovani di trovare un partner. Questo è un dato che è sociologicamente rilevante. Crescita dei siti online di dating. Il figlio poi, se desiderato, diventa un diritto. È proprio il discorso, un completamento del sé. Altro elemento, l'etica della responsabilità diventa l'etica dell'autogiustificazione e dell'autoassoluzione. Siccome va bene per me, l'ho fatto in riferimento a un qualcosa che per me è centrale, le conseguenze delle mie azioni devono essere accettate per buone, perché in un modo o nell'altro il fine giustifica i mezzi, e questo poi è logico. Pratiche. Riscoperta della genitorialità genetica e di sangue, inutile adesso. Chi ricorre alla procreazione medicalmente assistita vuole un figlio che almeno al 50% geneticamente, biologicamente, è suo. L'altro mm? partner si vede a scapito di quella sociale. Il figlio, come prolungamento di un ego che si realizza al di fuori della dimensione relazionale, tanto più apprezzato quanto più diventa possibile definirne a priori le caratteristiche. Figlio dunque che non deve riservare sorprese, figlia che non tradisce perché è legato a te da un vincolo intussolubili. Brevissimamente, il, eh, eh, abbiamo poi, se c'è questo diritto, tutti te lo devono garantire. E cosa sta succedendo? sta succedendo che in un modo o nell'altro si sta eh, diffondendo una pratica per cui di fatto, poiché il fine giustifica i mezzi, se i mezzi per raggiungere quel fine sono mezzi strettamente economici, pagare le prestazioni, perché non farlo? Questo viene indicato dai sociologi come la lenta penetrazione della razionalità strumentale nella sfera della vita familiare e nei rapporti genitori-figli. La domanda quindi ci si pone il problema qual è la famiglia futura. Eh? Il, eh, vengo a questa domanda. Eh. La pervasiva penetrazione della razionalità tutumanda è un dato che è di fatto e si sta attivando. Vi risparmio dei dati perché li ho messi nella, eh, nella slide. Eh, che, che si dica che dica la Chiesa Cattolica, sì no, eterologa o no eterologa, ragazzi, abbiamo qui in Italia un bel mercato privato che lavora sulla procreazione medicalmente assistita. Ed è privato, ci sono dei centri pubblici, ma la maggior parte sono dei centri privati. Un altro dato da presentare c'è tutto un mercato di scambi transnazionali di criocontenitori di ovociti, di liquido seminale e di embrioni. Mm? Embrioni stiamo parlando. Quindi paesi che li producono e che li esportano, paesi che li importano. Indubbiamente questi dati non sono elevatissimi, però, per esempio, secondo i risultati, questi dati vengono dalla relazione del Ministro della Sanità sull'attuazione sull della legge 40. In realtà nel 2015 il 2,6% dei bimbi nati in Italia sono nati con la procreazione medicalmente assistita e quindi eh, si pone tutta una serie di dilemmi etici eh, per amore o per denaro, cioè eh, la procreazione medicalmente assistita, il donatore deve essere pagato o non eh, lo deve fare per così dire liberamente. La procreazione medicalmente assistita è una terapia o è un, eh, un diritto? Eh, è giusto scegliere il patrimonio genetico dei figli oppure no? Quello che possiamo dire è che, e questo mi fermo veramente, sono i lemmi molto profondi, ma che gli studi condotti sulle conseguenze della procreazione medicalmente assistita sulle relazioni di coppia e tra genitori e figli sembrano protendere per denaro, contratto, determinismo genetico, cioè quote crescenti di persone anche non eh, vicine alla procreazione medicalmente assistita, di fronte a queste eh, probabilità eh, cosa dicono? Ma è bene che dove si ricorra a un donatore che ci sia un chiaro e preciso contratto, è bene che questa persona venga pagata perché con il pagamento io liquido la relazione, il padre diciamo donatore, la madre donatrice esce di scena perché sostanzialmente ha assolto il suo compito ed è stata pagata e quindi in un modo o nell'altro e poi perché se il bambino può essere scelto con alcune caratteristiche eticamente è possibile, scientificamente è possibile farlo, perché non possiamo farlo? Allora, io chiedo veramente: finisco che è vero, eh, il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistite sono ancora di nicchia, hm? ma si cresceranno perché aumentano i tassi di infertilità nelle coppie, visto che la nascita del primo figlio è sempre più spostata in avanti. E il fatto che ci siano queste possibilità in realtà contribuiscono a ridefinire in maniera diversa le relazioni familiari le relazioni fra genitori e figli e Dobbiamo tenere presente che in questo processo di ridefizione c'è un affidarsi totalmente alla tecnica, di cui non viene messo in discussione nulla. Eh, gli aspetti etici, gli aspetti morali, niente, si può fare, quindi va bene. La dimensione di tipo economico, cioè il fatto che queste tecniche costano, quindi hanno accesso a queste tecniche persone che sono in una particolare, specifica posizione sociale grande capitale umano, grande capitale sociale mh? e quindi questo diventa una forma di ristratificazione della popolazione e ribadisco questa, questo sentire nuovo è qualcosa che eh, si inserisce se vogliamo come un piccolo granello eh, nel grande immaginario sociale delle relazioni familiari. Io ho finito, perdonatemi se eh, ho sforato i cinque minuti. Eh, comunque la relazione eh, completa a vostra disposizione. Grazie anche per questa relazione che ha tanti punti anche un po' inquietanti diciamo negli interrogativi che solleva. Dunque noi adesso avremo tre minuti scarsi per le domande se qualcuno vuole porre una domanda. altrimenti lasciamo i tre minuti scarsi ai nostri colleghi che molto gentilmente sono stati a fare da pubblico a, questa, a questo seminario. Io ringrazio tutti, in prima lista, come ho già detto all'inizio, i relatori che hanno dato un quadro secondo me molto articolato e sfaccettato e che si combinava anche molto bene tra i vari aspetti e auguro buon lavoro alla prossima sessione. Grazie. Ok, e sono io a ringraziarvi tutti. È stata secondo me una bellissima sessione. Chi non c'è stato non sa che cosa si è perso, ma noi lo faremo sapere perché volevo dirvi che questo intervento, come tutti gli interventi della conferenza, sarà poi integralmente scaricabile. Io penso che per molti dei vostri studenti possa essere interessante. Quindi vi invito a diffondere poi il link, io vi manderò il percorso per la connessione perché penso che ci sia veramente molti spunti, siano di interesse anche nelle facoltà dove voi insegnate e tra i nostri colleghi. Grazie. Adesso io dispongo i cartellini e allestisco la sala per il prossimo intervento, mi auguro che vogliate rimanere con noi ma ovviamente non vi possiamo tenere in ostaggio. <ride> Allora, eh, siamo in attesa del secondo relatore, ma <ride> sta arrivando. Eh, questa parte del eh, seminariale è dedicata a una eh, riflessione eh, post hoc, diciamo, alla, dedicata al rapporto annuale, in particolare a come il rapporto annuale eh, sulla situazione del paese prodotto dall'Istituto Nazionale di Statistica ormai da 25 anni eh, è organizzato. Eh, come vedrete eh, verranno eh, presentati alcuni, alcuni dati perché insomma, un po di, questa malattia ce la portiamo dietro anche nelle situazioni meno più, più, più impensabili. <ride> Però eh, forse eh, eh, all'esito di questa discussione scopriremo che la costruzione del rapporto annuale è tutt'altro che un'attività eh, un di routine, eh, anzi secondo noi presenta alcune caratteristiche eh, eh, di ritualità rispetto alle prassi eh, dell'attività dell istat, eh, dell istat normale. E, ehm, in particolare mentre all'ISTAR ci si occupa, tipicamente, non tutti naturalmente, ma ci si occupa eh, tipicamente di eh, eh, misurare le cose, misurare i fatti, misurare i fenomeni. Nel caso del rapporto annuale eh, ci si occupa invece di collegare i fatti misurati tra di loro e di ehm, interpretarne le connessioni, magari utilizzando anche dei modelli di analisi che normalmente non, non usiamo nella nostra attività di produzione statistica ufficiale eh, eh, quotidiana. Se dovessi io ragionare, ma per pochi minuti eh, in chiave sociologica, mi accorgerei immediatamente che questi due elementi, cioè la non eh, ritualità e eh, il tentativo di collegare dati, modelli e interpretazioni, sono tipici di un'attività, come dire, di tipo di stampo, creativo, eh? di stampo creativo. E mi chiedo se in effetti questa etichetta possa essere applicata, usata per spiegare, per interpretare pienamente quello che succede nella costruzione del rapporto, del rapporto annuale. Però ecco, non voglio rispondere io a questa domanda e la lascio volentieri, lascio volentieri alle due eh, ricercatrici qui presenti a, con me due ricercatrici che da anni si impegnano eh, con passione nella costruzione del rapporto annuale, sono responsabili <ride> per certi versi delle, dei contenuti espressi nel rapporto annuale eh, e, e loro, eh, lascio a loro il compito di illustrare come eh, funziona la macchina del rapporto annuale e in che misura direi se ce la facciamo a capire anche quanto c'è di creativo nell'attività eh, di... Eh, eh, Redazione del rapporto annuale, chi eh, comincia? Inizio io sulla... Sì. Perfetto, Eleonora, prego. Ok, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti, per essere rimasti. <ride> e, eh, certo. Dunque io quello che vi racconto adesso è proprio rapidissimamente come avviene l'idea, cioè come, da, da, co da cosa nasce, l'idea come nasce e prendo spunto anche da quella che è stata la relazione eh, introduttiva di questa conferenza sull'incertezza e il dubbio, e, sul processo, quello che diciamo eh, si verifica quando uno inizia a entrare in un argomento e quindi eh, l'appetito viene mangiando e quello che è, è stato e quello che è stato il lavoro sviluppato nel 2017 rispetto alle stratificazioni sociali e quindi l'analisi dei capitali, ehm, il capitale economico, umano e sociale, c'era rimasta un po' questa curiosità sulla, sul capitale sociale, in che modo si potesse declinare, e quindi da lì l'apertura di un nuovo argomento, di un nuovo interesse. E, mh, e, un, e nuove domande di ricerca a quel punto, quindi eh, a, a, anche prendendo spunto da quelle che erano state diversi eh, suggestioni rispetto al, um, anche ad avvenimenti esterni, quindi l'attenzione sull'isolamento, sulla solitudine, c'è stato questo tema fortissimo sul Ministero della solitudine nel Regno Unito. E ci è tornato molto utile per capire come quello che sta succedendo poi alla fine eh, si eh, impianta su quelle che sono le nostre analisi, cioè serve proprio anche a darci delle suggestioni e delle, degli interessi di ricerca. Quindi il, um, il processo creativo avviene non per epifania, non c'è a un certo punto, uno si sveglia la mattina e dice «uh, mi piacerebbe occuparmi di questo». È un processo che si costruisce, sono eh, interessi che si sviluppano e che, mano a mano, allargano le maglie di quelli che sono oh, le, ehm, i temi che si possono sviluppare. E eh, secondo me, appunto, il, il tema di quest'anno delle reti e delle relazioni nasce un po' da quello che avevamo. Affrontato in maniera marginale nel rapporto annuale del 2017 eh, con l'analisi la, della stratificazione sociale per gruppi e eh, è un po' anche quello che è successo nel frattempo. Il, la, il primo input su questo tema a me è arrivato con una mail di, del direttore della diffusione Giovanni Barbieri il 19 agosto su un articolo appunto sulla condizioni di salute e ehm, isolamento sociale. E, e da lì eh, abbiamo iniziato a pensare quali potessero essere gli argomenti eh, e ci è venuto molto bene il fatto che rete fosse appunto una parola polisemantica con cui poter mettere insieme eh, reti, relazioni che non per, non per forza tenessero insieme solo individui. Ma avesse un'accezione più eh, ampia, diversa, esportabile in ambienti diversi, su temi di ricerca diversi e che quindi potesse fare da filo conduttore per tutto il rapporto annuale. E questo è stato il, il gioco divertente. Eh, nel momento in cui abbiamo deciso che quello poteva essere, abbiamo pensato che quello potesse essere il tema, abbiamo. Ci siamo un po' scervellati e eh, cercato di coinvolgere più persone possibili su, bene, se questo è il tema, ma come lo decliniamo? Quali spunti possiamo prendere dalle diverse eh, fonti che abbiamo a disposizione? Quali sono eh, i dati che abbiamo a disposizione grazie ai quali riusciamo ad analizzare le reti, le relazioni, i network le eh, funzioni che vengono svolte all'interno delle, ehm, delle relazioni che si creano. Quindi appunto come diceva all'inizio Giovanni Barbieri nella sua relazione, lo spunto non è più sui soggetti, ma lo spunto sono state proprio le relazioni tra soggetti che possono essere di natura diversa. E da lì eh, poi si è costruito un po' il, il quadro. Delle analisi possibili e su queste analisi abbiamo, abbiamo un po' volato alto all'inizio. Abbiamo fatto un sacco di domande, a molte, molte delle quali siamo riusciti anche a rispondere, altre sono rimaste un po' lì, appese. Chissà se magari ci riusciremo con disponibilità di dati diversi o fonti diverse, grazie anche all'integrazione delle varie delle varie fonti dell'Istituto e anche non dell'Istituto. Io direi che mi fermerei qua per lasciare la parola invece a Francesca che eh, racconterà come ci siamo organizzati nel mettere poi tutto questo ehm, lavoro creativo e teorico in pratica. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora quindi mh, mi ero prefissa il compito di raccontare come si realizza questa impresa creativa, che è un'impresa eh, complicata, forse una sfida, la cui buona riuscita dipende innanzitutto dalla qualità delle persone coinvolte, dalla bontà dell'idea iniziale e della capacità di chi lavora di creare un buon clima di squadra. E, mh, il rapporto annuale si realizza in pochissimo tempo, eh, tutti quelli coinvolti molti nel rapporto annuale si lamentano del tempo che manca sempre come del resto stamattina e, mh, tenete presente che quest'anno la riunione operativa del gruppo di coordinamento è stata fatta il 2 marzo, quella in cui proprio siamo entrati mh, nei dettagli, il 12 marzo c'è stata la prima riunione con tutti i responsabili di capitolo e il 16 maggio il rapporto era pronto, stampato ed è stato presentato al Parlamento. E, quindi ci sono tempi molto stretti e una squadra molto ampia da gestire e da coordinare. E, Torniamo, torna più o meno il numero del 150 citato prima, perché abbiamo un coordinatore che è Giovanni Barbieri, eh, tre vice coordinatori, una squadra di 10 responsabili di capitolo, due per ciascuno dei cinque capitoli del rapporto, un centinaio di persone tra il, la task force e i contributori, mh, 20 persone tra eh, la redazione del volume per la stampa, la cura dei grafici e eh, le mappe. Eh, almeno 10 persone per la comunicazione e 10 per la sicurezza e eh, l'assistenza informatica. Quindi abbiamo più o meno mh, 150 persone coinvolte a vario titolo, non tutti con la stessa intensità, però tutti che devono essere coordinate. E, mh, I due mesi vengono dilatati grazie alle aperture straordinarie. Eh, durante i giorni feriali l'istituto è aperto fino alle 23. E nel periodo di interesse abbiamo contato 20 aperture tra sabato e festivi. E poiché il periodo è quello tra marzo e maggio, questi festivi comprendono il primo maggio, il 25 aprile, Pasqua, Pasquetta. Quest'anno la Pasqua bassa è stata salvata. E, mh, tutte queste persone lavorano, quindi lavorano tanto. Eh, Quest'anno sono state erogate circa 1300 ore di straordinario, e abbiamo contato, eh, abbiamo fatto una stima molto grossolana. Abbiamo Immaginato che tutte queste persone coinvolte abbiano nel complesso ho lavorato per 5.000 ore oltre l'orario e con una stima molto imprecisa, ma per dare un'idea, quindi eh, stamattina abbiamo fatto un conto che il rapporto annuale costa 150.000 euro circa in più, non contando il lavoro ordinario. Quindi se, se, se di bisognasse eh, contare quanto costa in termini di risorse umane, questa è una cifra insomma, eh, interessante. E come si fa a conciliare la creatività necessaria per fare un prodotto di qualità con questi tempi così stretti? E anche Considerando il fatto che il rapporto annuale non è sempre lo stesso. Eh, noi abbiamo tante pubblicazioni istituzionali in Istat, pensiamo per esempio all'annuario statistico. L'annuario statistico più o meno è sempre lo stesso. È una macchina organizzativa molto complessa, anche quello. Però, tutto sommato, i, i dati sono sempre gli stessi ed è più facile da realizzare. Invece, il rapporto annuale cambia ogni anno e cambia anche la squadra, perché anche la squadra è composta per metà circa da persone che sono sempre coinvolte e quindi conoscono la macchina organizzativa e altre persone nuove che un po' ci cascano, un po' sono interessate e che quindi contribuiscono da un lato con molto entusiasmo e dall'altro appunto con la necessità di imparare abbastanza rapidamente come si lavora in questa macchina organizzativa eh, che funziona grazie a un mix tra creatività e vincoli organizzativi. Eh, bisogna avere allo stesso tempo quindi un'apertura che è quella necessaria per fare ricerca, per approfondire dei temi nuovi, per analizzare i dati che si analizzano di solito con ottiche sempre diversi e rispettare i tempi. Quindi è necessaria una gerarchia chiara, ruoli definiti e capacità di gestire le scadenze, gli imprevisti e monitorare i tempi. E, il gruppo si organizza mh, con una parte che si specializza su un te sui temi, quindi i capitoli che quindi approfondiscono i temi, e una parte che invece cura gli aspetti trasversali ehm, ai, diversi, ai diversi livelli. E questa divisione dei compiti funziona abbastanza perché eh, il gruppo tematico del capitolo cura eh, i, de mh, i dettagli, legge un'infinità di volte il capitolo, controlla tutti i numeri, eh, omogeneizza, organizza il, il semilavorato che viene dai contributori e chi si occupa della parte trasversale legge tutto insieme, controlla che ci sia un'uniformità di linguaggio e che eh, le parti non siano slegate tra di loro ma che rispondano agli interrogativi iniziali. E, mh, Spesso si rinuncia a molto, eh, bisogna infatti non affezionarsi a nulla di questo rapporto perché questo processo di lettura e di riscrittura eh, diventa un'opera collettiva, perché dal primo pezzo iniziale eh, tutto viene cambiato, modificato, con un processo che è anche molto caotico e molto, eh, che a volte eh, fa anche crea delle tensioni. Eh, però la lettura incrociata e la lettura critica. Salva dal rischio di superficialità, perché il rischio di dover produrre un lavoro in così poco tempo a, a, porta con sé il rischio della superficialità questo rischio è, è in parte è controllato grazie alla lettura incrociata di, di figure sia tematiche che trasversali quindi abbiamo sia persone che controllano che tematicamente non si stiano dicendo delle sciocchezze ma anche delle persone che leggono e che se non capiscono ehm, riescono a formulare interrogativi e a rendere le cose molto chiare e in tutto questo c'è anche una componente ludica perché non sarebbe possibile reggere questa esperienza umana che è molto faticosa ma anche molto bella è un'esperienza eh, faticosa si rinuncia tanto si sacrifica la famiglia il tempo libero anche il lavoro corrente che poi viene, viene fatto dai altri colleghi che ci costituiscono ma l'esperienza è bella perché consente di arricchire ciascuno di noi dando una visione su tutto quello che si fa eh, nell'istituto e aprendo possibilità di nuove eh, analisi proprio perché in genere ognuno di noi è più o meno rinchiuso in una nicchia tematica e porta avanti sempre le stesse cose mentre invece il rapporto annuale consente di avere questa apertura per quest'anno io la prima volta ho fatto parte del gruppo dei vice coordinatori e è interessante osservare come all'interno di questo gruppo ci si divida quasi naturalmente i compiti quindi c'è il rompiscatole che ricorda le scadenze ma anche dalle mail le ricorda che siamo in ritardo, in anticipo e bisogna fare qualcosa, quella sono io, quella sono anche io. E poi invece c'è chi segue più gli umori del gruppo e previene o intercetta delle tensioni e quindi riesce a, ehm, a, a smussarle, chi introduce idee brillanti, creatività eh, o anche elementi anarchici e chi appunto riesce a mh, richiamare all'ordine mescolando, anche la utilizzando anche la capacità di allargare gli orizzonti e restare concentrati sul, sul tema. E diciamo, questa è un'esperienza del rapporto annuale interessante. E, ogni anno il gruppo cambia e il gruppo insieme riesce a compensare i difetti di ciascuno esaltando le qualità, e resta appunto l'interrogativo: se. Il dispendio di energia valga ehm, il prodotto. Eh, Giovanni, che è appena arrivato, abbiamo fatto una stima grossolana di circa 150.000 euro di eh, valore aggiuntivo economico per le persone coinvolte. Il costo di costo. Il costo, sì, sì, e, e ci si domanda anche se ci sono delle buone pratiche da esportare, visto che adesso l'Istat produce molti altri rapporti, o se ce ne sono altre da, da importare. Va bene, eh, abbiamo ovviamente stiamo come dire descrivendo l'avventura la, eh, annuale del rapporto annuale in fretta e furia, proprio seguendo il ritmo, il ritmo del rapporto annuale, e, e ci perdiamo forse. Dei, dei pezzettini. Devo dire che eh, vorrei, vorrei usare due, queste due brevi presentazioni, ma efficaci presentazioni, per fare due riflessioni, per evitare almeno in parte l'accusa di conformismo, di conformismo eh, Istat tra ricercatori Istat. Eh, e mi collego in particolare a questa preoccupazione che mi pare espressa da, da Francesca un momento fa. Eh, quando parlava usava termini come pericolo di superficie, connetteva il, eh, la tempistica troppo stretta agli effetti della tempistica troppo stretta sulla qualità del rapporto annuale, del prodotto realizzato e usava termini come superficialità, improvvisazione, che sono sempre pericoli che sono dietro l'angolo. Devo dire che questi pericoli possono essere mitizzati nel senso di... di <ride> Eh, attenuato l'impatto di questi pericoli per il fatto che poi abbiamo a che fare con ricercatori che sono dei professionisti, conoscono la materia e quindi sono bravi anche a improvvisare entro i limiti della loro competenza. Tuttavia eh, quando si parla di reti, per esempio, bisogna stare un po' attenti a capire di che cosa si parla. Prima anche nella relazione dei precedenti a, questa, a questo nostro eh, gioco di adesso eh, qualche elemento è uscito. Mi pare di capire che voi avete sposato pienamente la tesi di coloro che sostengono che quando si è in rete, quando si hanno buone relazioni, si, si produce capitale sociale e il, il capitale sociale produce sempre buone cose. Eh, questa è una tesi perlomeno eh, parziale e distorta: il capitale sociale eh, può produrre anche danni, come molti amici siciliani potrebbero spiegarci con dovizia di particolari e senza andare tanto lontano, anche qui a Roma. Eh, sappiamo che il capitale sociale può produrre cose buone ma può produrre cose neg anche negative in entrambi i casi è molto efficiente molto efficace funziona bene però gli effetti del capitale sociale non sono necessariamente buoni per la società magari questo è un aspetto che potrebbe essere approfondito nei rapporti annuali eh, eh, del futuro però è importante eh, come dire, eh, cominciare a parlarne e eh, magari anche a pensarci un po' per tempo in modo tale da, poter, eh, da poterlo eh, trattare nel modo migliore. Eh, per quanto riguarda sempre questo aspetto, cioè collegata alla riflessione sulla, sulla, sull su, su, sulla tempistica. A me viene subito in mente eh, un'altra un cosa, no, noi spesso associamo l'attività creativa e il lavoro creativo al lavoro degli artisti e pensiamo quasi sempre che il lavoro degli artisti sia un lavoro molto veloce, ovviamente ci sono degli artisti molto veloci ma ci sono degli artisti anche che stanno anni, impiegano anni a produrre il risultato artistico, che ne so, il classico era, eh, non sto parlando di noi, ma no classico era Leonardo da Vinci che cominciava un lavoro da piccolo e lo finiva a 72 anni e poi è rimasto nella storia della, della pittura o della, in qualche altro caso con Michelangelo della scultura, Ma insomma non sono lavoretti che si fanno in una notte no? e questa è una riflessione eh, interessante eh, eh, anche se eh, deve essere un po', un po mediata. Allora. Però io mi fermo qui e lascio, siccome c'è qualcuno che ha partecipato in sala alla realizzazione del rapporto, c'è anche Giovanni Barbieri che sia nella fase di ideazione che nella fase di costruzione che nella fase di compattazione finale, di assemblaggio finale ha avuto un ruolo tutt'altro che secondario, magari qualche riflessione ulteriore può venire direttamente da voi. Se ci dire qualcosa. Uh, non ci sono microfoni. Eccola signoria. Io rompo il ghiaccio, forse non è ghiaccio quello che rompo. No, intanto per dire, perché me l'ha messa, mi ha alzato la palla Zamaro, ehm, tra gli tanti scambi scherzosi, forse non del tutto scherzosi che ci sono stati tra me e Giovannini, che una volta Giovannini disse io sono il papà del rapporto annuale. E Io gli risposi, sì, però l'hai mollato a due anni e l'ho fatto diventare maggiorenne io. No? Eh sì. eh, L'altro giorno alla palestra della conoscenza, storie di vita e di statistica, ci siamo trovati a uh, raccontare come c'era cioè Arbia c'era Monica Pratesi, c'ero io, c'era il professor Fiaschi, ci siamo trovati a raccontare come siamo finiti a occuparci di statistiche. Percorsi completamente diversi. Io però ho concluso dicendo che poi all'ISTAT eh, mi ero sostanzialmente divertito tanto, soprattutto perché avevo fatto il rapporto annuale che è il lavoro più bello che si fa all'ISTAT, o almeno il lavoro più bello che ho fatto io. Ehm, con tutti i difetti, ma proprio per questo, proprio perché appunto c'è molto lavoro creativo, c'è l'idea di, di, di pensare, eccetera. Dopodiché, sì, il rapporto annuale si fa in tempi molto stretti, ma non bisogna dimenticarci che ci, ci lavora sopra una squadra molto consistente. Eh? Eh, 150 come il famoso numero di Dunbar, quindi 150 che lavorano per due mesi possiamo prendere come media, perché poi c'è chi comincia prima. Eh, appunto, sono 5.000 giornate di lavoro, cioè voglio dire... Che non sono nel PPMO, eh? il rapporto annuale non è nel PPMO. La Conferenza Nazionale di Statistica Cuba 150 persone in due mesi quindi, e non sta nel PPMO neanche quella. E non ha lo straordinario: due indizi, due indizi. No, Devo dire che no, adesso la conferenza per me è stata, anche per me, la conferenza può essere la cosa più divertente che faccio in Istat. E il rapporto è, ha una creatività interna che io vorrei uscisse come sta, uscirà oggi il discorso delle vignette. Hanno, ci hanno fatto le vignette, l'avete viste qualcuna, sul, ne usciranno altre stasera, usciranno sul caffè della statistica. Forse le vignette rappresenterebbero bene la creatività del rapporto. Ecco qua, io. Si sente, sì. Allora, anche io ho avuto, io già parlo, porto la testimonianza di chi è entrato in Istat da pochissimo, quindi non ho esperienza di precedenti rapporti, ma che ha avuto la fortuna eh, di essere subito inserita nella squadra del rapporto annuale poco dopo essere entrata. E devo dire, mh, confermo diciamo, tutto quello che ha detto Francesca sul fatto di questa atmosfera molto eh, faticosa ma elettrizzante. Poi nel mio caso è stata anche un'opportunità di, di conoscere in pochissimo tempo tantissime persone di tutto l'istituto. Quello che posso dire è che avverto nei commenti che vengono fatti sul rapporto che, in questa diciamo, dopo appunto, il rapporto annuale, io ovviamente lo conoscevo dalle mie esperienze professionali precedenti e posso dirvi che dall'esterno, da quando io appunto ho iniziato a lavorare all'inizio degli anni 2000, è un punto di riferimento. Fondamentale eh, per chi lavora in questi ambiti, ma anche per chi semplicemente vuole avere il polso di quello che succede nel paese ogni anno, quindi anche magari chi non è uno statistico, non è un economista, ma è interessato al proprio paese. E eh, se uno, diciamo, io mi immagino qualcuno che fra qualche decennio voglia sapere cosa. Cos'era l'Italia nel 2018? e eh, Uno dei punti di riferimento fondamentale, è, secondo me andare a vedere la relazione, il rapporto annuale dell'Istat. E allora quando avverto nelle discussioni anche interne, ma appunto l'Istat adesso produce tanti rapporti nuovi, più tematici, eccetera. Uh, ma sarà utile ancora fare il rapporto annuale? Qualche volta io avverto che c'è anche questo, questa sensazione che di dire: Ma forse a questo punto ha fatto un po' il suo tempo. La mia risposta è no. Cioè secondo me il rapporto annuale eh, deve mantenere, al di là che poi cambia la forma, per esempio il fatto che i rapporti negli ultimi anni sono diventati più con un tema, una chiave di lettura come quello delle reti quest'anno. Questo va benissimo perché ovviamente deve seguire il tempo e aiutare chi vuole appunto capire cosa sta succedendo, quali sono anche le nuove chiavi di lettura. Però secondo me deve rimanere con questo obiettivo di, di, di spiegare a chi a un certo punto lo sapremo in questo periodo storico l'Italia e diciamo questo è secondo me un ruolo che, che deve mantenere, quindi è importantissimo che venga continuato a fare l'altra cosa che sanno tutte le persone che hanno lavorato, iniziamo prima però, <ride> è vero che è bello lavorare <ride> anche all'ultimo momento e che c'è un sacco di gente bravissima, io sono veramente appunto da, da neo arrivata, e, confero, lo sapevo già prima però mi ha ottenuto l'opportunità che all'Istat ci sono delle persone magnifiche che sotto urgenza in 20 giorni fanno un lavoro pazzesco senza ledere la qualità di quello che fanno. Però si potrebbe, quindi per, pensate se uno iniziasse un mese prima, <ride> che cosa si potrebbe fare. Quindi io ci sono eh, per le prossime riunioni quando volete. Io vorrei riprendere un aspetto che, che Nereo ha eh, diciamo buttato lì e che poi è ritornato. Se il rapporto eh, in qualche modo rappresenti un, un esempio di impresa creativa. Che come ahimè sapete, è un mio pallino. Allora, diamo, diamo, eh, lavoriamo su questa idea. Allora, questo secondo me eh, comporta il fatto che un'impresa creativa gestisce, produce e non si smantella eh, per tutto il ciclo di vita del prodotto. E questo secondo me è un punto su cui vale aggiungere qualche riflessione perché. Il lavoro creativo di eh, produzione del rapporto non finisce quando è disponibile per essere scaricato. Siccome è e sono d'accordo, uno dei lussi che noi ci prendiamo in tempi, ieri non so chi è stava alla, alle riflessioni di Derita, no? ma a un certo punto lui, di, lui diceva c'è solo il census che fa analisi complesse, sociali sul paese. Non è esattamente così, no, cioè no, non mi sembra che sia esattamente così. E, mh, il rapporto annuale è uno dei momenti in cui l'Istat, peraltro non in maniera eh, moderna e innovativa, ma rifacendosi alle sue origini, perché i rapporti storici erano rapporti analitici, molto coraggiosi, davano indicazioni anche molto ferme sulla, sulle politiche che si rendevano necessarie. E, mh, e questo aspetto io ho l'impressione che noi possiamo valorizzarlo ulteriormente. Non, non sto facendo una critica velata, sto proprio dicendo una cosa che secondo me eh, merita di, di ricevere altre ore di lavoro delle, delle persone. Non si tratta semplicemente, su questo credo che, che Giovanni sia d'accordo, non è un problema di diffusione, è un fatto di, di aver messo insieme un repertorio straordinario. Che è una parte del repertorio straordinario di informazioni che noi produciamo annualmente, averlo organizzato in una, misu, in una forma che è metodologicamente spesso innovativa, tematicamente innovativa, sistematica nel tempo, perché eh, io non posso non notare che soprattutto negli ultimi anni si sta facendo un approccio che disegna un quadro: il territorio, i gruppi sociali, le generazioni, le reti. Cioè, cioè c'è anche nel tempo un, uh, un percorso che è molto evidente. Se mi paghi bene, non ti preoccupare, ce l'ho, ce ne sono tre o quattro, dopo ti pago, cioè, ti, ti fissiamo il prezzo. Eh, questo elemento va raccordato con la sua vita successiva. E, e, mh, penso che sia il punto più importante, eh, perché è vero che noi abbiamo delle comunità di riferimento, di utilizzatori che lo aspettano ma in maniera potenziale insomma io nel, nel, nella mia piccolissima esperienza vengo molto presa, spesso presa in giro su questo solo sul tema delle generazioni continuo ad alimentare ogni tanto l'interesse, il gruppo di vetero femministe neofemministe, cioè persone interessate alla storia di queste donne che è semplicemente una, una codina del, del rapporto sulle generazioni Figuriamoci su, sul lavoro principale che è stato fatto. Questo secondo me è un elemento che andrebbe reintrodotto nella, nella programmazione, quindi vedere come noi possiamo, una volta che l'oggetto è fatto, continuare a farlo vivere nei mesi che eh, seguono alla sua eh, pubblicazione e che preparano l'edizione successiva. Va bene, eh, voglio solo sapere se volete replicare al, eh, o, o, come dire, integrare le, i suggerimenti. Grazie a tutti. Ok, ringraziamo tutti per la vivacità del dibattito e ci vediamo.